Don Enrico Castagna, anno di ordinazione 1998, prorettore del seminario arcivescovile di Milano, rettore del nostro seminarista Federico, che avrebbe anche desiderato venire questa sera, ma c'è la Santa Quaresima anche in seminario con i suoi importanti appuntamenti. Don Enrico è la seconda volta che viene in questa chiesa, la seconda perché la prima volta era venuto quando ero appena arrivato, avevamo fatto la concelebrazione nell'anniversario della nostra ordinazione sacerdotale e poi appunto è venuto, è con noi questa sera, magari appunto avremo ancora occasione e invitare Don Enrico per qualche bella celebrazione, per qualche momento di predicazione. Lo ascoltiamo volentieri. Adesso sapete il tema di questa sera, nella Via Crucis, secondo la tradizione ci sono queste tre cadute del nostro Signore. Adesso ascoltiamo la meditazione che Don Enrico ci propone. Grazie, Don Enrico. Ringrazio io Don Cristian per l'invito, sono venuto volentieri perché lui, perché altrimenti diciamo così che scendere dalla Svizzera dove si trova quasi in seminario, il viaggio è un po' lungo. E dunque ci mettiamo in ascolto del Signore, in particolare vogliamo contemplare in qualche modo questo quadro delle sue cadute, le tre cadute di Gesù, ma nel contempo pensiamo anche alle nostre molteplici cadute e ogni giorno si rischia ampiamente di cadere o di scadere. Bene, pensando alle cadute di Gesù e alle molteplici nostre cadute, mi è venuto in mente quel passo di Isaia 40 che dice: anche i giovani faticano e si stancano. E gli adulti inciampano e cadono. E anche mi è venuto in mente il Salmo 145, laddove si dice: il Signore rialza chi è caduto. E allora mi chiedo e vorrei che ci chiedessimo insieme: ma come il Signore ci rialza dalle nostre molteplici, vorrei dire costanti cadute? In parte lo sappiamo. Volendo rispondere in maniera piuttosto generale, potremmo dire che ben sappiamo come il Signore ci rialza. Ci ha rialzato e ci rialza sempre scendendo Lui stesso a terra, venendo dove siamo noi, scendendo nella nostra notte, nei nostri inferi e lì portando la sua luce, il suo amore. Il Signore è morto con noi per farci partecipi della sua risurrezione. È sceso per rialzare noi. Questo lo sappiamo, ma siamo sempre invitati a sorprenderci di questo. Non dobbiamo darlo per scontato, ma sempre sorprenderci e sempre lasciare che la sua mano ci prenda e ci rialzi. Come dice spesso il Papa, no? Con un gioco di parole. Il problema non è cadere, ma è rimanere caduti e dunque occorre sempre lasciare che il Signore ci rialzi. Ora però vorrei come considerare tre possibili nostre cadute o tre forme di quella che potremmo considerare la nostra caduta e vorrei vedere come il Signore viene a prenderci in questa triplice caduta, in queste tre forme, in queste tre cadute, come viene a prenderci, quale via percorre e rialzandoci quale via ci chiama a percorrere. La prima caduta la direi così: noi cadiamo spesso sotto il peso dei nostri limiti, perché scegliamo di fronte ad essi la via erronea dell'orgoglio e della bramosia. Mentre il Signore ci rialza percorrendo la via della mitezza e del dono gratuito. E mi spiego. Innanzitutto vorrei invitarvi a contemplare, seppur brevemente, la pagina biblica
in cui si vede il comportamento di Adamo ed Eva, che è il nostro comportamento classico. Fin dall'inizio l'uomo si scopre come creatura che ha nel cuore dei desideri infiniti. Abbiamo un desiderio infinito, ma nel contempo ci scontriamo con il nostro limite e ci pare che il limite sia qualcosa che contraddica, che si opponga al nostro desiderio di felicità illimitata, non capendo che in realtà il nostro desiderio di felicità è desiderio di amore, di relazione. E in questo senso il limite non è qualcosa che si oppone alla relazione, ma è qualcosa che la rende possibile. Il limite è un'opportunità, il limite è un'occasione, il limite dice che dove finisco io comincia quell'altro. Il limite dice che non sono da solo, il limite rende possibile la relazione. Non è qualcosa che in qualche modo si oppone a questa e dunque alla mia infinita, al mio infinito desiderio di felicità. Adamo ed Eva però, che ci rappresentano, non la pensano così come noi. E dunque che cosa fanno? Hanno davanti un grandissimo giardino, hanno tutto, eppure si fissano su ciò che a loro manca, sul loro limite, potremmo dire, su quello che considerano un loro limite. Hanno tutto, soltanto viene detto non mangiate di questo albero, che vuol dire fidatevi di me, vivete in relazione con me, vuol dire questo, accettate di non essere voi il Padre Eterno. Ma Adamo ed Eva, come noi, si fissano su ciò che a loro manca e la conseguenza è la bramosia, la cupidigia, il desiderio di possedere, di prendere in mano. Potremmo chiederci, ma se ci guardiamo dentro non c'è qualcosa che anche su cui noi ci fissiamo, ci manca quella cosa e ci fissiamo su quella. Viviamo per raggiungere quella cosa, temiamo che ci venga tolta quella cosa e diventiamo in qualche modo possessivi o desiderosi di possedere, di avere in mano, di raggiungere quella meta, quella realtà, quel disegno, quel progetto che abbiamo in testa. L'uomo è spesso così. Cade sotto il peso dei suoi limiti perché li fraintende, si approccia ad essi in maniera sbagliata. Che cosa fa il Signore? Viene a prenderci per un'altra strada. Intanto, fin dall'inizio, se guardiamo la pagina della creazione, Dio è onnipotente, ma appare la sua come l'onnipotenza mite, l'onnipotenza della mitezza. Dio si autolimita, intanto si autolimita perché la sua forza la incanala nel soffio della parola che crea. E poi una volta creato, crea l'uomo libero e con ciò stesso lascia spazio agli altri. Dio, piuttosto che una perfezione astratta, una perfezione in cui potrebbe stare lì a guardarsi allo specchio e dire «Toh che bello!», Dio preferisce la possibile confusione, la possibile complessità che poi si è realizzata di creare qualcuno che è libero. Ma Dio si autolimita, accetta l'altro, lo lascia essere. Il Dio creatore si è fatto uomo in Gesù, si è fatto piccolo, ha scelto la via della piccolezza, della mitezza, appunto. E vorrei portare la vostra attenzione su quel momento della vita di Gesù che è l'ultima cena. In quel momento oramai a lui è chiaro cosa sta per capitare. Quali limiti stanno per cadergli addosso, sta per essere in qualche modo spogliato di molte cose, sta per essere tradito. Ma si dice, nella notte in cui fu tradito, rese grazie. Non si fissò su ciò che gli mancava o gli sarebbe venuto a mancare. Ha reso grazie. Ha riconosciuto che tutto è un dono e cosa ha fatto? Ha preso la sua vita e l'ha donata, prese quel pane e lo donò. È il gesto contrario di Adamo ed Eva che vanno a prendere qualcosa che non è loro per se stessi. Gesù prende qualcosa che è suo, la sua vita stessa, per donarla a noi.
dopo aver reso grazie e pur sapendo, come dire, che cosa gli sarebbe capitato, quale peso gli sarebbe caduto addosso, quale spogliazione doveva in qualche modo succedergli. Potremmo chiederci se vediamo crescere in noi l'attitudine a ringraziare e il gusto, la gioia di fare della nostra vita un dono, fra bramosia e spirito di possesso, e gratitudine e desiderio di donarsi, dove propende la nostra vita. Il Signore viene a prenderci lì dove siamo. La seconda caduta a cui vorrei alludere brevemente è quella per cui noi cadiamo sotto il peso delle prove della vita e il Signore ci rialza percorrendo la via della fiducia e dell'abbandono filiale al Padre. Di fronte alle prove della vita, cosa sono le prove? Sono quegli eventi non voluti, non programmati, che in qualche modo non ci piacciono, che sia una malattia, che sia un dover cambiare un posto di lavoro, qualcosa che non corrisponda a quello che vorremmo, prove della vita. Mi viene in mente l'icona, la figura biblica di Giona, anche qua sentiremo il Giovedì Santo, non a caso. Giona non accetta la missione che Dio gli dà, non accetta quella missione che Dio gli affida, non accetta la sua vita, insomma, quella realtà che gli viene incontro. Andare a predicare ai Niniviti sarebbe come nel secolo scorso mandare un ebreo a predicare ai tedeschi nazisti, diciamo così. Dunque non accetta questa cosa ed è risentito, cova in lui il risentimento nei confronti di una vita che non è quella che avrebbe voluto. E dal risentimento si passa alla fuga, fugge, e anche al sonno, al dormire per dimenticare nel ventre, no scusate, sulla nave innanzitutto, dorme per dimenticare, per non pensare. Molto vicini a questa immagine di Giona nel loro comportamento sono gli apostoli, appunto in quella sera tragica, che fuggono e prima ancora dormono nell'orto degli ulivi, non perché hanno sonno semplicemente in modo fisico, ma perché non riescono a reggere questa realtà che li mette alla prova. Così siamo noi. Potremmo chiederci qual è la realtà che mi mette alla prova, che non accetto. Forse in me c'è del risentimento, perché mi sento sfortunato. Questa parola che non è cristiana, non è cristiana di per sé, ma a noi tante volte ci pare così e dunque vogliamo fuggire. Magari non possiamo andarcene, ma insomma siamo sempre un po' altrove nella nostra vita. Come il Signore ci salva? Scende il Signore Gesù, certo, e percorre la via della fiducia. Ma scende non per finta. Il Signore Gesù è entrato nelle nostre prove, le ha prese su di sé. Soprattutto ha voluto trovarsi davanti alla prova estrema. Quella che se anche sappiamo che verrà sempre, in ogni caso, ci sorprende. La prova estrema della morte. Ha provato tristezza e angoscia di fronte alla morte in quell'orto. Tristezza e angoscia, un noto filosofo dice che l'angoscia è un po' la paura verso l'ignoto, la paura del nulla, la paura appunto della morte, di questo esito, di questo fallimento estremo della vita. Gesù ha voluto entrare dentro lì, ha lottato, ma come ha lottato? È rimasto, ecco qua la via che ha percorso, ha lottato per rimanere nella preghiera davanti al Padre. Ci sei o non ci sei, o Padre? Io credo che ci sei, voglio credere che ci sei, rimango davanti a te. Si era già un po' abituato, diciamo così, nel deserto, no? Lì risponde alle tentazioni indicando Dio, il Padre, la parola di Dio, qui rimane davanti al Padre, alla fine vince, per così dire, perché si affida, perché dice eccomi, come dire io mi fido di te,
mi fido che tutto concorrerà al mio e altrui bene. Io so che ovunque cadrò, io cadrò nelle tue mani, io mi fido di te e dunque non scappo, io dico eccomi. Potremmo chiederci se rimaniamo nella preghiera di fronte alle prove e alle fatiche della vita e potremmo chiederci ma quale eccomi? Sono chiamato a dire, magari un eccomi un po' faticoso nella mia vita in questo momento. E poi la terza e ultima caduta, a cui vorrei un po' così alludere, direi così, noi cadiamo a maggior ragione sotto il peso di quel male particolarmente insopportabile che è l'ingiustizia, che è il fatto che qualcuno ci fa più o meno coscientemente del male. Non è solo il male che capita, la malattia già è una prova significativa, ma è qualcuno che ci fa del male. Gesù è voluto scendere in questa esperienza e ci rialza con quella fortezza che si esprime nel perdono. E qui mi viene in mente l'icona di Giuseppe, figlio di Giacobbe, non tanto per il comportamento ottimo di Giuseppe, ma per il comportamento dei suoi fratelli. Qual è il problema che questi hanno? Il problema è un po' sempre quello, è che noi non crediamo nella bontà del Padre e di quello che dunque ci capita, o meglio, che Egli farà concorrere tutto al bene. Non ci fidiamo fino in fondo. Quando non ci si fida della bontà del Padre verso di noi, si diventa invidiosi verso gli altri. Così capita fra quei fratelli. Il problema non è il fratello, è il Padre che ci sembra ingiusto. E dunque si rivalgono sul povero fratello per invidia. Ma in quel fratello noi vediamo Gesù, in quella notte, in quel giorno, il tradimento, il rinnegamento, un trattamento vile, un usare lui come capro espiatorio di tutto, della rabbia, pensiamo ai soldati che lo usano quasi come oggetto per buttare la loro rabbia verso di loro. Che cosa ci verrebbe da fare o che cosa a volte abbiamo fatto di fronte all'ingiustizia? Noi vorremmo, o a volte lo facciamo, prendere in mano la spada, come fece l'Apostolo tagliando l'orecchio a quel soldato. Noi vorremmo invocare un esercito in difesa di Gesù o in difesa nostra. Ecco, noi vorremmo fare così. Ma siamo invitati, appunto, intanto siamo invitati a chiederci se per caso non ci capiti anche o non ci stia capitando questa prova. È una prova un po' estrema, non è detto che l'abbiamo sperimentata, non ce lo auguriamo, non lo auguriamo a nessuno, magari sì, un'ingiustizia subita. La stiamo subendo, come stiamo reagendo. Gesù che cosa fa? Vorrei riportarvi sempre ai fatti di quei giorni, quel lavare i piedi ai discepoli. Ecco che si abbassa, cade lì a terra per lavare i piedi a quei discepoli. E dice un'autrice spirituale, non stette a guardare in faccia, vediamo chi è, se lo merita a tutti. Sapendo che c'era Giuda, Pietro, li avrebbe lavati anche a Pilato, a Erode. Gesù ha fatto questa scelta, la scelta di amare sino alla fine, di amare tutti, di volere il nostro bene, anche il bene di noi che lo rinneghiamo, lo tradiamo, lo abbandoniamo. Questo fa Gesù. E sulla croce, stando davanti al Padre in preghiera, perché questo rimane il segreto, vedere il volto del Padre e non distrarsi dalla certezza dell'amore del Padre, sulla croce dice: Padre, perdonali, perché non sanno, profondamente non sanno quello che fanno, perdonali. Potremmo chiederci, ma noi abbiamo questa fortezza? La fortezza non è fare qualcosa contro, la fortezza più grande è resistere di fronte al male, vincere il male con il bene. La fortezza più grande è quella del martire che ama il suo uccisore e lo perdona. Questa è la fortezza grande. Certo, è una grazia che solo Dio può farci se gliela chiediamo, non è certo nelle nostre forze e capacità.
Dunque, sono queste un po' le cadute su cui volevo invitarvi a riflettere. In me prevale la bramosia, la scontentezza o la gratitudine e la voglia di donarmi. In me prevale la sfiducia di fronte alle prove della vita o l'affidarmi al Padre. In me prevale una rabbia verso qualcuno o la forza che giunge anche a pregare per lui e a perdonare. Tutto questo è grazia. E allora diciamo a Gesù che è qui in mezzo a noi, Signore, a noi che siamo caduti perché abbiamo scelto la pretesa e la bramosia, dona di risorgere ad una vita caratterizzata da umiltà, mitezza, gratuità. A noi che siamo spesso caduti e cadiamo sotto il peso del risentimento e siamo in fuga dalle prove della vita, dona la fiducia e l'abbandono filiale. A noi che siamo in guerra qualche volta, siamo arrabbiati, ci sentiamo assediati, dona di risorgere ad una vita di lieto servizio e di perdono. Amen.